Amici di calciomercato.com e benvenuti al primo appuntamento con la soffiata, botta e risposta con il nostro esperto di mercato Fabrizio Romano. Tanti argomenti a trattare a partire da Val di Fiori, protagonista con l'Italia contro l'Inghilterra, uno degli uomini mercato per la prossima estate. Decisamente, dici benissimo, un saluto a tutti innanzitutto. Mirko Valdifiori è sicuramente uno dei grandi uomini mercato, dici benissimo, dall'azzurro insomma dell'Empoli della Nazionale potrebbe passare a quello del Napoli, che è il club in questo momento decisamente più interessato a lui, ve lo stiamo raccontando. C'è il presidente De Laurentiis che in questo momento vuole a tutti i costi Valdifiori, è un giocatore che gli piace tantissimo, è il tipo di centrocampista che il Napoli sta cercando. Diciamo che ci sono delle perplessità dal punto di vista tecnico del boarding del Napoli, per esempio Rafa Benitez non è convinto della sua età, del fatto che sia il primo anno di Serie A e non in realtà come Empoli dove tutto gira a meraviglia senza pressioni, però sicuramente il Napoli in questo momento per volontà di De Laurentiis proverà a trattarlo, un giocatore che l'Empoli valuta 6 milioni, c'è anche il Milan interessato, ci sono dei club tedeschi in testa allo Schalke, per cui attenzione a Valdifiori, ma il Napoli in questo momento si sente ed è in pole position col sì del giocatore. Un altro nazionale che sta facendo bene, ha fatto benissimo l'anno scorso in Brasile, l'unica nota positiva della spedizione azzurra all'ultimo mondiale, Darmian, altro giocatore che rischia di non restare al Torino la prossima stagione. Rischia di non restarci perché Urbano Cairo, quando ha dei gioielli, sa valorizzarli, sa venderli bene, valuta tra i 18 e i 20 milioni. Matteo Darmian è uno dei migliori terzini in questo momento, non a caso si sono interessati dei club italiani, ma non solo, insomma stiamo leggendo del Barcellona con Ariedo Braida, che conosce a memoria dai tempi del Milan, Darmian molto interessato, però in questo momento i club che si stanno muovendo e ne stanno parlando sono in particolare l'Inter, con Roberto Mancini che ha confermato anche pubblicamente di gradire Darmian, per cui l'Inter è sicuramente molto interessata a lui, ma anche la Roma con Walter Sabatini che sta cercando dei profili per le fasce della Roma, che lì ha bisogno sicuramente di rinforzi, non solo Bruno Peres, anche lui del Toro, ma anche Darmian è uno di quei nomi con cui ha parlato con Urbano Cairo appunto proprio a Milano l'anno scorso, già iniziando una sorta di trattativa, non è andata in porto, ci riproverà la Roma, ma c'è anche l'Inter, per cui attenzione a Darmian, a meno che non arrivino offerte dall'estero, che per ora non ci sono. Al momento ipotesi italiana dunque per Darmian, potrebbe tornare in Italia Jovetic, che nel Manchester City non si è mai ambientato e vuole tornare in Serie A. Vuole decisamente tornare in Serie A, dici bene, Stefan Jovetic insomma non segna dal 1 gennaio con il Manchester City, fuori dalla lista Champions, è arrivato Boniche, gli ha tolto spazio, per cui in questo momento Jovetic ha chiesto di poter andare via dal Manchester City, gli è arrivata quella che è il gradimento dell'Inter da parte di Roberto Mancini, ci ha già parlato direttamente, per cui l'Inter è sicuramente interessata a lui e vorrebbe prenderlo con un prestito con diritto di riscatto, forse la soluzione può essere un prestito con obbligo di riscatto, perché il Manchester City vorrebbe venderlo a titolo definitivo, insomma si sta iniziando a parlare già col gradimento di Jovetic all'Inter. Attenzione anche alla Juve, che se non dovesse riuscire a chiudere per Dybala, su cui c'è anche l'Arsenal, potrebbe a quel punto andare su Jovetic, che è un giocatore che è sempre piaciuto a Paratici e Marotta. È un giocatore che non serve al Milan, Jovetic, Milan che prima di tutto deve risolvere il discorso futuro in panchina. Esatto, perché ci sono tanti profili, insomma, come vi stiamo raccontando in questi giorni, ne abbiamo letti tantissimi, però diciamo che in questo momento i due nomi più caldi sono quelli di Maurizio Sarri, che è un allenatore che sa lanciare giovani, conosce bene quello che è il panorama italiano sotto questo aspetto, e quindi nel progetto del Milan sarebbe un po' l'uomo ideale. Le perplessità sono sul fatto che ha allenato solo ad Empoli come piazze sostanziose, per cui il Milan cerca forse un profilo un po' più importante sotto quell'aspetto lì, e Sinisa Mihajlovic è il preferito in questo momento di Adriano Galliani, un allenatore che sa tirare fuori il meglio dai giocatori senza spese pazze come ha fatto la Sampdoria in questi anni, lo ha fatto anche a Firenze pur con risultati diversi, però sicuramente il tipo di allenatore che il Milan sta cercando ed è il favorito ad oggi. Vedremo poi se sarà anche l'unico in corsa, perché non è da escludere che ci siano altri nomi da qui a giugno. Questi dunque i temi più caldi con la soffiata botta e risposta, a presto su calciomercato.com.